Ciao ragazze, oggi sono qui con un video haul perché ho fatto un secondo ordine sul sito della Nive Cosmetics. Ho approfittato sempre dell'offerta di spedizione 1 euro, quella fatta della novità dei pennelli. Ho ceduto e ho comprato altre due o tre cosine. Allora, il pacchetto l'ho appena aperto, è arrivato adesso. Allora, il primo prodotto che vi mostro è il nuovissimo pennellino, che è il Rakkonbuki, e l'ho preso perché mi piaceva e alla fine ho ceduto col secondo ordine e poi ne hanno parlato molto bene, hanno detto che è veramente morbidissimo. Adesso vediamo insieme. Eccolo qui, che carino il procione, ed è veramente ultra morbido, è più morbido di quello che ho preso rosa, è vero, cioè è, non lo so, è sofficissimo, bello cicciotto, e l'ho preso per applicare boh, il fondotinta o la cipria, adesso vedo. È veramente, veramente bellissimo, sono contenta. Poi lo laverò, vediamo cosa fa. Ed è questo, bellissimissimo. Poi anche le scatoline sono da tenere, sono troppo belle. Poi vediamo cos'è arrivato. Ah, qui c'è la borsina sempre regalo che mi hanno inviato. Qui c'è la fattura. Allora, il blush. Dopo vi dico i prezzi perché ho ordinato dei blush. Il pennello è costato 15,22 euro. Poi, in questa borsina che mi hanno inviato omaggio con sempre il cricetino, troviamo all'interno i blush che ho ordinato. Ho voluto prendere una palettina di quelle personalizzabili e ho preso tre blush e uno ho richiesto in omaggio e me l'hanno inviato gentilmente. Qui c'è sempre il loro volantino, il catalogo. Guardate che carino. E questi qui sono i blush che adesso vi vado a mostrare. Questo infatti è in omaggio. E qua c'è la palettina che ho ordinato nella tonalità lilla che mi piaceva tantissimo. Eccola qui. La volevo rosa subito, poi ho cambiato idea. Mi piaceva più con la scritta bianca, col cuoricino e lilla, è carinissima. Si apre e ha quattro scomparti per le cialde, che ora vado ad inserire. Allora, il primo blush che ho ordinato è il bikini ed è questa colorazione. Adesso apro così. La vado ad inserire e poi vi mostro tutto il quanto. Poi ho preso Starfish. Ora le sistemo, poi le vedete insieme a me. Ok, poi ho preso Lotus in omaggio. E poi ho preso Emotion. Ecco qua. Ho sistemato le cialdine e ora ve le mostro. Eccole qui, guardate che bella palettina. E l'ho pensata per portarmela in giro il weekend quando vado via per lavoro o se vado in vacanza. Così ho tutte e quattro colorazioni disponibili da poter scegliere ogni volta che cambio trucco, senza dover prendere tanti blush con me. E mono. E ho preso un pesca, un colore più sul nude naturale e poi due rosa bellissimi. Ora li swatcho velocemente. Adesso non mi ricordo già più i nomi come li ho inseriti. Ecco, vabbè. Comunque, vado a swatcharvi le tonalità. Una è questa. Aspettate che mi giro in qua. Questo bellissimo rosa. Delicato. Poi quest'altro.
Poi questo sul pesca, che è veramente pigmentato. Ed è questo. E per finire, quello nude. Eccolo qua, brillante. Questi sono i colori dei blush. Sono contenta di averli presi appunto perché secondo me è una soluzione bellissima in questa palettina da portarsi in giro. Mentre per quanto riguarda gli ombretti non li ho presi perché sono piena di palettine, ho la Naked, quindi con la Naked posso fare tantissimi trucchi e poi ho tanti ombrettini, quindi non ho pensato di prenderla per ombretti, ma bensì per i blush che io uso sempre, quindi amo i blush. E questa è la palettina. Allora, aspettate, ok. La palettina personalizzabile è costata 5,02 euro. Poi i blush sono costati 3,57 euro l'uno. E niente, questo è praticamente quello che ho preso. Questo e questo, che carino. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un super bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!